femmine. Allora, siccome su Instagram soprattutto me l'avete chiesto davvero in tantissime, vi faccio il video dei miei regali di compleanno, anche se in realtà non ho ricevuto... Sì, ho ricevuto un po' di cose, però più che altro tutte quante dalla stessa persona, cioè mia madre. E dagli altri parenti ho ricevuto poche cose, insomma, perché abbiamo fatto giusto una cenetta così in casa tra pochi intimi, diciamo. Sono solamente i miei zii, mia nonna, insomma, cose così. Quindi di regali oltre a quelli di mia madre non ho moltissimo, insomma, da farvi vedere. E inizio subito con quelli che mi ha fatto mamma, appunto, così. Sono quelli un po' più consistenti. Ve l'avevo già anticipato nel vlog, mi ha regalato la macchinetta per fare i vlog, appunto. Beh, non è solo per fare i vlog, è anche per fare foto, le fa anche abbastanza bene, però siccome ha lo schermino ribaltabile, come vi dicevo nel vlog, questa qui è perfetta e è la macchinetta che usano per i vlog praticamente tutti, Zoella e tutti quelli là, insomma, quindi l'ho presa, l'ho voluta prendere perché mi voleva fare un regalo, quindi ho deciso di chiederle questa e mi ci sto trovando molto bene. Ho fatto appunto già un vlog, magari ve lo lascio giù se non l'avete visto, ma sicuramente l'avrete visto, è il vlog del giorno del mio compleanno. Le uniche cose, ci sono delle cose che non mi sono piaciute, però comunque la qualità è molto buona. Una cosa che non mi è piaciuta è che dovete stare attente perché non so, non ho capito dove è il microfono, però ho notato che alcune parti del vlog che ho dovuto cancellare e non si sentivano bene, questo perché probabilmente tenevo la mano sul microfono e devo capire dov'è per evitare questa cosa, oppure dovrò comprare il bastone in modo che tocca solo sotto e che sia sicuro, insomma, che non tocchi il microfono, perché appunto ho dovuto cancellare alcuni pezzi perché non si sentiva niente. E la seconda cosa che non mi è piaciuta è che lo schermo è sì ribaltabile, ma quando la macchinetta è chiusa, ve la provo a tirare fuori così ve la faccio vedere, quando la macchinetta è chiusa praticamente lo schermo, c'è lo schermo dietro e rimane nudo. Io pensavo che si girasse e che lo schermo fosse a contatto con la macchinetta, per intenderci, non so se riuscite a capirmi, però perché in questo modo la devo sempre tenere, questa è la sua orribile custodia, dovrò comprare una custodia e tenerla in una bustina, perché praticamente la macchinetta quando è spenta è così, qui c'è lo schermo. Io pensavo che fosse al contrario, invece questo si ribalta solamente così. Avrei preferito che magari si girasse e che si chiudesse con questa parte che rimaneva fuori, insomma, avete capito, penso. E comunque è molto comoda e è un po' pesante, però la qualità è molto molto buona, dovrebbe avere 20 megapixel se non sbaglio, non c'è scritto. E comunque sì, queste sono le cose che non mi sono piaciute tanto, però è comunque una camera per i vlog fantastica. E un'altra cosa che non mi è piaciuta è che ci mette un pochino a mettere a fuoco, però non fa tanto rumore come la Reflex, quindi ci può stare. Però se avete notato in alcuni vlog, anche quando toccavo lo schermo per fare mettere a fuoco quello che volevo, non è che lo faceva proprio subito subito, magari dovrò poi tagliare dei pezzi, però comunque mi è piaciuta molto. Un altro regalo abbastanza grosso che mi ha fatto mamma, non ve lo posso far vedere, ma vi posso far vedere solo la scatola, perché la cosa che mi ha regalato ce l'ho attaccata alla macchinetta adesso, alla Reflex, ed è la lente, quella famosissima Sigma da 30 mm. Anche questa qui, tutte le youtuber più famose la usano, e quindi siccome ho comprato le luci, sto imparando a usare meglio i movie, sto facendo un corso e insomma ho il treppiedi adesso, diciamo tutto, allora ho detto vabbè, abbiamo fatto 30, facciamo 31, e ho preso anche questo obiettivo che praticamente che cosa fa? Mi mette più a fuoco a me, come potete vedere, e dietro rimane più sfocato, e se ci sono quelle lucine fa l'effetto quello bokeh, che è un sacco carino, quindi questo è quello che fa questa macchinetta, fa un distacco molto netto, diciamo, anche se le cose non sono molto lontane, però mi mette un sacco a fuoco a me e mette un sacco a fare le cose dietro, insomma, non so se anche qui sono riuscita a spiegarvi bene, perché già è difficile che io le capisco queste cose, poi che le so anche spiegare è proprio no, lasciamo perdere, però comunque appunto mi sono fatta regalare anche questa lente. Come terzo e ultimo regalo di mia madre, finalmente, giuro che non sono io che le chiedo le cose, è lei. E mi ha regalato l'altro giorno, siccome appunto sto facendo un corso di iMovie alla Apple, e l'altro giorno mentre stavo facendo il corso
e mi sono resa conto che il mio computer è praticamente pieno perché ho un sacco di foto, un sacco di video, e quindi abbiamo comprato un hard disk e me l'ha regalato anche per il compleanno. È questo qui, è da 1 tera e questo veniva intorno agli 80 euro, però ci ha fatto lo sconto il ragazzo, l'abbiamo pagato intorno ai 70, e è carino perché è piccolo, è veloce e è comunque maneggevole, si può portare, però è abbastanza buono e abbastanza spazioso, quindi ci ho messo un sacco di fotografie qua dentro adesso, anche se lo vedete chiuso in realtà è pieno di roba dentro, è pieno di foto. Poi, allora, un piccolissimo regalino che ho ricevuto da Sephora per il mio compleanno sono stati questi ombrettini. Questo me l'hanno dato perché ho la tessera, e mi hanno dato questi 3 ombrettini, guardate quanto sono carini. Pensavo fossero più grandi, però sono bellini, si possono anche portare in viaggio perché sono veramente piccoli. Uno è marrone scuro, uno è marrone un po' più chiaro e uno è tipo un beige, però tutti e 3 sono molto glitterati, non li ho ancora neanche sbocciati, però sono tutti e 3 glitterati, quindi già mi piacciono. Vediamo un po', ecco qua, sono carini, ma vanno bene per fare tipo uno smoky molto leggero, però di quelli che piacciono a me, quindi è stato un regalino granito. Poi, allora, l'altra mia famiglia, le altre persone della mia famiglia mi hanno regalato, tadan, accessori. Quando ho aperto questo regalo ho pensato che fosse uno scherzo, perché, allora, l'ho aperto ed era tipo così, no? Duro, sembrava un libro, ho detto boh, che sarà. Poi ho aperto e ho trovato questo, il catalogo, e la busta sembrava vuota. Ho detto, ma che è, uno scherzo? Mi avete regalato qualche altra cosa? Poi ho guardato meglio e dentro c'è un buono da 50 euro da spendere da Accessorize. Ho detto se vorrà prima, non lo so, comunque Accessorize, non siete stupidi, l'avete regalato, ho detto, se ho sbagliato. E quindi, evviva! Penso che lo userò ai saldi perché ci compro il doppio della roba, sinceramente. Anche a Natale me l'avevano regalato da 25 euro e ho comprato un sacco di cose, ho comprato 3 cover e dei fiocchi per i capelli, mi ricordo. E le cover adesso stanno a 12 euro, in saldo le mettono a 6 euro, quindi io aspetto sempre. Poi questi buoni si possono utilizzare anche in 3 mesi, quindi tranquillamente i saldi ci stanno, rientrano. E quindi farò un bello shopping da Accessorize in questi saldi, a luglio dovrebbero iniziare. Poi ho ricevuto una collanina di Blue Spirit, è molto carina, la indossavo nel video, che video? Uno degli ultimi video che ho caricato, la indossavo, se la volete vedere indossata, è molto semplice però è molto carina, ha la catenina argentata e poi c'ha una pallina con tutti i brillantini rosa, è davvero molto carina, elegante però molto semplice, quindi mi piace proprio da me. E poi ho ricevuto un po' di cose da Desigual, da mio zio. In realtà quando ho visto la busta ho detto, cavolo, io Desigual lo odio, non ho mai comprato nulla, non lo so, magari gli accessori pure sono decenti, però i vestiti, non lo so, a tantissime ragazze piacciono, ma a me non piacciono proprio, sono troppo appariscenti, troppo particolari, e penso che se mi dovessi mettere una maglietta di Desigual dovrei mettere poi pantaloni neri, scarpe nere, borsa nera, tutto nero, perché è talmente particolare, comunque non mi piace molto lo stile, quindi ho detto cavolo, ne ho comprato qualcosa da Desigual, speriamo che non sia una cosa brutta. E sono rimasta molto sorpresa perché mi ha preso un costume e delle ciabattine che sono stupende veramente, infatti è stato bravissimo mio zio veramente. E mi ha preso questo costume che è stupendo, guardate quanto è carino. Infatti è verde acqua e io il verde acqua lo adoro. Poi dentro è fucsia e poi ha tutte queste palme e qui c'è un ananas che a me piace tantissimo come disegno. E poi qui dietro nell'accetto ci sono scritte delle cose, say something nice e basta. E quindi mi è piaciuto tantissimo, sono stata molto contenta. Già la mattina dopo me lo sono messo dentro casa perché mi piaceva un sacco e è regolabile, quindi mi sta anche bene di misura, è tipo quello che avevo preso da Choice. E poi qui sopra c'ha il laccetto e la parte di sotto è fatta così,
anche qui verde acqua, palme, ananas, scusate questi pezzi. E anche qui c'è la scritta say something nice e poi i laccetti regolabili fucsia, quindi perfetti. Sono un sacco contenta perché potrò utilizzare questi scademai, questi costumini nuovi. E poi le ciabattine, anche queste sono molto carine, devo dire. Qui c'è questo verde acido, tipo giallino, che sta andando un sacco di moda quest'anno. E poi mi piacciono perché, cioè, si vede che non sono come quelle... Io di solito le ciabattine le compro sempre da Accessorize, guardo in giù perché ci sono le mie ciabatte ai piedi. E le Accessorize sono belle, costano intorno ai 20 euro, però più di un'estate non vi durano perché sono veramente sottilissime. Invece queste mi sembrano molto di buona qualità perché... sono molto molto spesse, sicuramente riuscirò a camminarci anche, non dico forse in città, perché andare in giro con le ciabattine in città non è molto bello, però magari al mare la sera, se devo uscire o se devo fare qualcosa, posso comunque uscire con queste ciabattine, perché se beccate un sasso non vi bucate il piede, invece con quelle di Accessorize, ahimè, mi faccio spesso male perché sono talmente sottili che quando becco un sassolino, tac, mi fa malissimo sotto la pianta del piede. E quindi sono stata un sacco contenta di ricevere anche queste ciabattine, e quindi basta, queste qui erano tutte le cose che ho ricevuto per il mio compleanno. Fatemi sapere che ne pensate, e poi volevo anche approfittare per ringraziare tutte quante che mi avete fatto gli auguri, sia qui su YouTube, sia su Instagram, sia su Facebook, e grazie davvero tantissimo, e sono stata tanto contenta di ricevere tutti i vostri messaggi. C'è addirittura chi mi ha mandato dei disegni, delle cose su direct, su Instagram, delle scritte fatte da loro, delle lettere, quindi grazie mille, veramente sono tanto contenta. E quindi basta, io vi mando un bellissimo bacione, seguitemi anche su Instagram se vi va, e mi chiamo Gemina Franci, e su Facebook mi chiamo Gemina Amica, e basta, vi mando un bellissimo bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao Gemmine, ciao Gemmine. Allora, eccoci qui con il nostro appuntamento mensile con i preferiti di ogni mese. Questo qui sarà il video dei preferiti di maggio. In realtà io e Elena siamo sempre un pochino in ritardo in questi ultimi mesi, quindi ci siamo messe d'accordo, dal prossimo mese in poi caricheremo sempre questo video la prima domenica di ogni mese.